Siamo con Giuseppe Tanzi, edicolante della zona Tiburtina, una zona molto popolare a sud di Roma. È il secondo collegamento che facciamo dopo aver sentito Matteo, che invece sta all'altra parte di Roma, praticamente zona Donna Olimpia, quindi Roma Nord. Peppe, allora, tu come Matteo sei nuovo a questo mestiere? Due anni precisi, sì. Prima che mestiere facevi? Facevo un altro tipo di lavoro, diciamo, facevo una ditta di servizi per tanti anni, per 38 anni, perché io ho 60 anni, 61, e mi sono trovato, ho detto, per crisi aziendali e ho dovuto fare una scelta e diciamo ho butto in quest'altra avventura, diciamo. Che... Grande Marina Guilani, poi lei mi ha indirizzato e me lo qui, diciamo. Che cosa ti ha attirato questo mestiere? Diciamo, mi ha attirato è un mestiere che io ero veramente su un branco riesorto all'edicola, però stando un mese così guardando ho visto che ci sono tante cose interessanti, da caccia e pesca al cucito, ai giocattoli, tutto, diciamo. È diventato un vero bazar l'edicola, diciamo, non è più come una volta. Senti Peppe, tu come hai impostato il tuo lavoro? Hai ereditato una clientela precedente, immagino, però avrai portato anche qualche piccola modifica. Diciamo sì, perché io ho fatto poi io era un po' messa così, un po' buttata giù. Diciamo che io poi ho fatto delle vetrine apposta per il cucito, delle vetrine per i viaggi, per i libri dei viaggi, una vetrina per tutte le riviste dei bambini, una vetrina per i fumetti, una vetrina per auto e moto, per computer, caccia e pesca, tutto. Diciamo, ho cercato di fatto la gente è rimasta un po' sorpresa dopo un po' di tempo, diciamo. Quindi mi stai dicendo che aver messo in ordine i periodici ha portato qualche piccolo miglioramento anche da un punto di vista? Sì, senz'altro, un miglioramento tanto e clientela nuova, che poi lì è un punto. Poi ho messo il poster ADAC per le tessere, difatti io oggi sono aperto, anche se le altre edicole la maggior parte sono chiuse, perché essendo un punto strategico della metro, oggi è un giorno lavorativo e tutti fanno le tessere per il mensile. Senti, immagino che la tua clientela è di passaggio, e però è un passaggio abituale perché stai in un quartiere residenziale, vai. Diciamo che gente del quartiere c'è, è tanta, perché il quartiere è tanto, è bei palazzoni con parecchie persone, però anche col passaggio molto, e specialmente con i biglietti, di tessere è molto passaggio. Senti, io vendo tanti biglietti al giorno, biglietti ADAC, metro, diciamo. Certo, immagino che in qualche modo la tua edicola è frequentata dalle persone più giovani. Lo dico perché di solito ormai le edicole, soprattutto quelle periferiche, sono frequentate da persone dai 45-50 anni in su, ma con il passaggio vicino ad una fermata della metropolitana la cosa potrebbe un po' cambiare. Sì, a me è diverso, perché a me molti giovani vengono anche per comprare un biglietto, però vedono altre cose.
perché come ti ho detto, anche per un biglietto a me mi passeranno 300 persone al giorno dentro l'edicola, però anche se comprano un biglietto e vedono le altre cose, oppure come è strutturata l'edicola, diciamo. Senti, poi ho messo vai, prosegui. Ho messo dei cartelli, ricarica ADAC, poster, ricariche telefono, tutto a vista, diciamo, che allora la gente, che come scende dall'auto prima di entrare alla metro, colpisce, e se hanno qualche esigenza entrano, diciamo. Allora, 2 anni sono sufficienti per farsi qualche domanda sulla crisi di questo settore e darsi anche qualche risposta. Quali sono le tue riflessioni? Le mie riflessioni sono, diciamo, che io, diciamo, il primo anno, adesso già il secondo anno, diciamo che sto andando bene. Il primo anno è stato un po' così, però a me, io quello che devo sempre ringraziare è sempre il Sinaggi, con la persona del signor Enrico Iannelli e Marina Aquilanti, che per qualsiasi cosa, anche pure il marito di Marina Aquilanti, che qualsiasi cosa chiamavo a lui, perché è un settore, sembra semplice, però quando ci stai dentro ci sono un sacco di problematiche, sia che a livello amministrativo e sia a livello di resa giornaliera, che tu magari delle riviste che neanche uno conosce, diciamo. Senti, tu sei stato tra quelli che hanno aderito al consorzio delle edicole e sono proprio curioso di sapere le ragioni. Che cosa ti ha spinto? A me mi ha spinto, la prima cosa era di cercare di formare un gruppo, e poi noi abbiamo pure firmato davanti al notaio, diciamo, che dovrebbero essere, non so ancora quando va in porto, che noi dovremmo avere dentro le edicole, a portata del cliente, un monitor dove scorre la pubblicità. E allora lì è sempre una piccola fonte di guadagno, che nel lavoro nostro si spizzica un po' da una parte, un po' da un'altra, e quando alla sera uno ha tirato fuori la giornata, diciamo. Però è molto utile questo consorzio, perché, come ti ripeto, ti aiuta sia a livello amministrativo con le bolle, che giornaliere, se devi trovare una rivista di resa, è molto utile, diciamo. Senti, anche perché dimmi. Vai, continua. No, è anche perché pure quando ci sono delle mancanze, perché con i fornitori non è neanche tanto facile, se non sei proprio addentrato e se non c'è qualcuno che ti aiuta, ha voglia a fare email. Allora adesso ho fatto casa una cosa, mettendo per conoscenza il Sinaggi, vedo che le cose si muovono diversamente. Hai dato un ottimo suggerimento, allora basta mettere nelle mail per conoscenza Sinaggi, allora qualcosa sì, mi è capitato proprio di prima persona. Come diceva Gigi Proietti in un famoso film, è una bella mandragata. No, appunto, la radio è utile anche per queste cose, per passarsi queste informazioni che poi aiutano in particolari momenti. Quando c'è da mandare una protesta, scrivete per conoscenza al Sinaggi e sicuramente... Vai. Io vedo che almeno le leggono e qualche volta le rispondono pure. Guarda, mi hai dato una bella occasione per parlare agli amici distributori e dire sì, approfittate della radio, perché appunto la radio serve anche a questo, a rivolgersi direttamente ai nostri amici edicolanti, e magari tante piccole cose
cose, tanti piccoli spezzi, tanti piccoli ostacoli, tanti piccoli incidenti possono essere superate grazie a una parola d'oro che va anche nel commercio. E questa parola, pensate un po', si chiama buonsenso, che spesso bravo che spesso viene di non si sa perché sì. La velocità di lavoro, ma non credo che sia nemmeno una questione di interessi. Spesso il buonsenso si mette da parte, e questo complica tutte le cose poi, perché questo è un lavoro, è un sistema, una filiera talmente precisa, deve andare ad orologio, no? Che basta un piccolo granellino di sabbia per scombinare tutto. Io, ecco, tu mi dicevi prima lavoravi in una azienda di servizi, per esempio questo rapporto con il cliente, no? Che l'edicolante è il primo a farsene portatore. Beh, devo dire che i distributori non lo vedono nemmeno, quindi per loro soddisfare una richiesta di un cliente non ha nessuna importanza, e questo è un problema, perché appunto poi l'edicolante deve sentirsi ogni volta le proteste, oppure deve vedere... Vai, racconta. Sono d'accordissimo. Un po' queste cose, perché immagino che siano appunto comuni a tanti